Una cosa curiosa che ho notato, cioè che quando mi innamoravo veramente delle persone, mi innamoravo contemporaneamente anche del loro luogo. Per esempio, questo il passaggio di Bruno in Scuola di Nudo significa un certo tipo di Firenze, cioè la Firenze popolare, Sanfrediano, le case di Sanfrediano, eccetera. Un certo modo piccolo, scattante, nervoso, mentre chiaramente Marcello è le borgate romane, appunto la cartapesta, il sogno che finisce in niente, i tramonti romani dorati, eccetera, eccetera. E così, per esempio, appunto questo ritorno a casa da vecchi, con cui scherza con Gerardo, no? Perché dice: anche gli elefanti fanno così a un certo punto, e lui lo prende in giro e dice: gli elefanti tornano nella campagna emiliana. Appunto. Però è un po' questa idea, cioè di come dire, che se prima i corpi non esistevano se non contornati dal loro paesaggio, forse aspirando via i corpi, però il paesaggio rimane ancora. E quello, diciamo così, può non scomparire del tutto. A parte che poi purtroppo, come dico appunto a un certo punto, è una frase che riguarda le montagne, eccetera, anche il paesaggio sparisce, cioè non è vero che il paesaggio sia eterno, adesso questi giovanotti credono che lo sia, lì c'era una piccola polemica sottintesa con la Silvia Vallone, perché nell'ultimo romanzo suo parla delle Prealpi piemontesi dove lei vive come se fossero diciamo, il contraltare dell'umanità dove tutto invece finisce, crolla, eccetera, eccetera, mentre le Alpi rimangono sempre le stesse, no? Col cavolo, signorina, perché i ghiacciai spariscono, perché le montagne, come si sa, pian piano si abbassano, eccetera, cioè, ci mettono di più, però lo fanno, insomma. Quindi, come dire, anche da questo punto di vista, poi se vogliamo essere realistici, nemmeno lì la lirica e l'assoluto possono prendere davvero piede, è chiaro che ragioni sempre in termini di simbolo. Però per dire un'ultima cosa, ho visto una recensione divertente, non mi ricordo su quale giornale di destra, dove si diceva che questo libro è anche un dispetto fatto a quelli dello Strega, nel senso di dire: ah sì, adesso che mi avete dato lo Strega, però vi faccio un libro che sarebbe stato instregabile, provate a premiarmi questo se siete capaci, no? Per qualcosa del genere. Un pochino, devo dire, c'è stato anche questo. Cioè, nell'idea appunto di scrivere dopo un libro che ha avuto forse una fortuna immeritata e che fortunatamente ha avuto un ottimo, come dire, riscontro economico, per cui mi ha un po' cambiato la vita da questo punto di vista, però appunto tornare un po' a casa da questo punto di vista, cioè ritornare a scrivere come so scrivere io, di cose molto private, anche un po' stomachevoli certe volte, però ecco, come dire, trascurando l'idea che invece uno debba per forza fare il libro perché il libro risplenda e, come dire, abbia fulgore e cose di questo genere, perché penso che quello davvero allora sarebbe un inganno forte, no? Che uno fa a se stesso. In realtà hai risposto all'ultima domanda che volevo fare, hai già risposto, comunque la dico a questo punto, nel senso che appunto anche nel contesto in cui siamo, mi viene da chiederti appunto a un certo punto nel resistere non serve a niente, titolo molto bello bisogna dire, cioè, ricordo. Ma i titoli sono sempre, anche il contagio era, poi non l'abbiamo ricordato, ma era il romanzo, cioè l'opera, insomma, più... Il strategy più moscio. Sì, no, dico più, il contagio era più quello sulla città, insomma, che andava ricordato parlando di Roma. Comunque, sì, Resistere non serve a niente, a un certo punto tu ricordi che Antonio Franchini ti dice: ah, ma hai fatto ancora un libro per Froci, quando è che finalmente fai una cosa? E allora appunto, quello che ti volevo chiedere, appunto, hai fatto un libro non per Froci, hai vinto il premio Strega e sei tornato. Perché appunto ormai leggere. Stavolta sono davvero tornato a scrivere un libro per Froci, perché ne avevo bisogno io. Quindi ho detto: in realtà, come dire, no, adesso parte tutto parlando seriamente. Se c'è una cosa che un premio come lo Strega ti dà, è un minimo di potere contrattuale. Cioè, dopo un libro così e dopo le 100.000 copie vendute, Rizzoli non mi può rifiutare un libro.
e quindi posso anche fare un libro che a Rizzoli non gli piace mica tanto, e l'ho visto che non gli piaceva mica tanto, infatti mi stanno chiedendo ma quando fai il prossimo? perché lo considero una cosa interlocutoria, insomma, eccetera, però io ne avevo bisogno per provare a uscire da una certa cosa, cioè in realtà il libro futuro senza questo non potevo neanche provare a farlo, e quindi, come dire, ho potuto farlo perché avevo lo Strega alle spalle, perché sennò probabilmente, come dire, sarebbe stato difficile pubblicare. Io penso che un esordiente, se esordisce con un libro così, fa fatica a trovare la casa editrice che gli dice di sì. Quindi da questo punto di vista lo Strega serve. La piccola civetteria che mi sono consentito è che, essendo un diario, finisce alle ore 19 del 3 di luglio, quando poi il premio si giocava alle 21. E quindi il libro dà l'impressione che io lo Strega l'abbia perso. Sì, questo è il punto di gioco, appunto, anche su noi poi in realtà sappiamo che l'hai vinto, c'è questo gioco. Benissimo, questa era la mia ultima domanda. A questo punto vorrei sapere se ci sono domande dal pubblico. Prego. È un'osservazione la mia a proposito di dichiarazioni renziane. Renzi ha definito i politici corrotti dei traditori. Mi sembra che lui cambi verso alla realtà, perché sono dei rapinatori seriali. È una sorta di ex strategy questa. Renzi dice. Renzi. No, io non so, uscendo un po' dalla letteratura, parlando un attimo, diciamo, di situazione politica. Io, quando Renzi l'anno scorso ha cominciato a dimostrare questa specie di velocità, anche di cinismo nel cambiare le cose, dentro di me mi sono detto: questo va a sbattere a 200 all'ora contro un muro, no? Perché vedrai, è talmente forte, diciamo, la resistenza dell'apparato, che non ce la farà assolutamente. Adesso sto cambiando un po' idea, perché evidentemente questo ha la forza di perforare un po' i muri. Quindi probabilmente è un po' di più di quello che io pensavo. Conferma ovviamente una cosa che però è di tutta la politica contemporanea, cioè che la politica non si fa con la ragione ma si fa con l'emozione, questo è sicuro. Per cui, in questo senso, parlavo di Metadone, cioè diciamo, dopo 20 anni dove l'emozione ha sostanzialmente comandato, non serviva uno che ragionasse, quelli li abbiamo avuti e abbiamo visto la fine che hanno fatto, serviva uno che desse un'altra emozione, un pochino più, come dire, più accettabile pubblicamente, cioè non la diva del varietà, ma il Boy Scout, e quindi da questo punto di vista più legato alla collettività di quanto non possa essere la diva che vuole tutti i riflettori su di sé, però sempre di emozionalità si tratta. Quindi credo che anche quando fa queste esternazioni o queste cose abbia l'intuito del comunicatore di grande classe, che capisce che la deve sparare grossa. Quindi deve dire, fra un po' dirà che sono come i pedofili, cioè voglio dire, l'importante è mirare molto in alto, vedere qual è la cosa più infame che in questo momento la gente concepisce, e dire che quelli che prendono le mazzette sono quelli più infami. Dopodiché poi lo sappiamo che la corruzione è endemica, che non si potrà togliere, che anche Cantone, se vuole fare sta benedetta Expo del 2015, dovrà mandare giù una serie di cose, perché tutti gli sbancamenti di terra li ha fatti l'Andrangheta a Milano, quindi o glieli ricopri tutti e glieli fai riempire, oppure ormai li hanno fatti, i soldi li hanno presi, cioè c'è poco da fare. Quindi voglio dire, da questo punto di vista la realtà sta da un'altra parte. Però credo che appartenga appunto invece alla capacità illusiva di un leader, riuscire a tamponare con le parole quello che la realtà invece non riesce a tamponare. Ma penso che questo sia vero sempre, no? Da Pericle a Mein Kampf, cioè una cosa che appartiene, come dire, alla natura della politica. Per cui, da questo punto di vista, semmai la cosa che adesso è cambiata rispetto alla demagogia classica, insomma, quella presa in giro da Aristofane, è che grazie alla tecnologia,
l'imbonimento delle masse ha preso in qualche modo il potere, perché, perché è fatta quasi solo di quello la realtà contemporanea, insomma. Per cui, come dire, da questo punto di vista credo che non ci sia salvezza, cioè l'idea elitaria e leopardiana che i migliori, pensando al destino del nostro pianeta, si mettono in una social catena e fanno una buona politica, credo che sia appunto un sogno totalmente irrealizzabile. Quindi, come dire, la politica si fa con la cattiva informazione, con quello che c'è, contrapponendo un'illusione a un'altra illusione. Altre domande? Innanzitutto salve, no, mi colpivano delle cose che ad orecchio ho sentito, soprattutto quella frase che diceva lei sulle frasi come deltoidi, quindi frammenti, e quindi mi chiedevo qual era il corpo. E poi anche quando in penna, appunto, anche lì passare da una classe a un'immagine, e l'intero, la persona come corpo, come intero, e insieme anche, visto che si parlava di infinito, e di questa non intermittenza del corpo, cioè anche lì mi sembrava una questione tra il particolare e una, insomma, che ci fosse un in mezzo fra un particolare e un universale, che si riuscisse ad avere anche quell'associazione proprio delle due finestre tra il dettaglio di Google Art, che in effetti fa arrivare, ma anche la citazione di Proust, che fa appunto il muro, il mattoncino giallo e anche insieme il porno, insomma, che tra il frammento e uno sguardo invece d'insieme poi ci fosse un in mezzo, un intero, un non intermittente, l'infinito, cioè, come se ci fosse uno spazio tra l'universale e il particolare, cosa che tra l'altro in filosofia non sempre è stato messo quello spazio, di solito i due sono molto contatto o talmente distanti che in mezzo ce ne sono troppi gli spazi, mentre e mi sembrava nella frase, nel periodo, nello scrivere, che lì, soprattutto nell'immagine del deltoide singolo, come frase, no, scusi il... No, è... No, tra l'altro l'osservazione è molto pertinente e va a toccare proprio un punto di cui io parlo invece nel librettino a cui alludeva lui, quello di Nottetempo, questo surrealismo e l'impossibile, tra l'altro su una cosa per cui ho consultato proprio Massimo, mi ricordo, che è il tema del dettaglio. Il realismo spesso si fa con i dettagli, però i dettagli hanno la cattiva abitudine che rimandano invece molto più facilmente all'assoluto che l'intero. L'esempio che c'era, credo, nel libro che Massimo aveva suggerito, che non ricordo più quale fosse e che io ho ripreso per il mio, è una cosa di Hofmannsthal, mi sembra, dalla lettera di Lord Chandos, dove a un certo punto effettivamente, come dire, lui partendo da da un particolare che riguarda, non mi ricordo se un giardino, una radice, un innaffiatoio nel giardino, quindi un dettaglio che sembra totalmente inutile, avulso, banale, eccetera, però da lì fa partire una specie di quasi di assurdo, il quale assurdo poi non è altro che l'assoluto in negativo, no? E quindi da lì, per esempio, si passa alla radice che vede Rocantin nella Nausea di Sartre, dove anche lì, a partire da un piccolissimo particolare, si arriva a una specie di definizione dell'assurdità del vivere, dell'assurdità dell'essere, eccetera, eccetera. Io vedo che scrivendo funziono spesso così, cioè mi riesce molto più facile fare questa specie di altalena tra il particolare minuscolo e affermazioni generali, piuttosto che raccontare invece l'intero. Da questo punto di vista sono un cattivo narratore nel senso ottocentesco del termine, infatti qualcuno anche me lo dice, in realtà tu non sai raccontare, perché faccio continuamente dei salti, delle ellissi, anche il mio modo di scrivere è molto ellittico in genere. Perché la cosa che mi riesce più difficile è proprio vedere gli uomini nella loro normale relazione di tutti i giorni, diciamo così, cioè faccio fatica a scriverlo in questo modo, è come se la durata mi fosse preclusa fondamentalmente, cioè l'idea di descrivere un fenomeno nella sua durata è come se non lo reggessi. Io dentro di me per assolvermi dico che mi annoia, ma in realtà non è che mi annoia, non lo sopporto evidentemente. Quindi da questo punto di vista sì,
tendo a passare dal particolare a particolare. Quanto a dettagli, anche il porno devo dire è quasi solo dettaglio, cioè se c'è una cosa che manca è la relazione, naturalmente, anche lì, per cui sì, è vero, cioè io tendo a lavorare moltissimo sui dettagli e ho l'impressione che effettivamente, se una conversione ci deve essere, non può non essere anche in parte stilistica. E questo libro che sto cominciando a scrivere adesso, siccome tra l'altro ha come protagonista un prete, quindi è uno che invece l'assoluto, come dire, l'ha chiamato per nome, sa come si chiama, e non usa metafore, perché naturalmente Dio non usa, non ha bisogno delle metafore, perché le ha fatte le cose, no? Quindi, e quindi credo che lo sforzo mio sarà appunto di provare, non dico a raccontare la continuità, che forse quello non ci arriverò mai, ma se non altro a limitare un po' questi scatti metaforici, per l'appunto, dal piccolo all'enorme, perché capisco che è un gioco che può creare manierismo. Ormai diciamo è una macchinetta che ho talmente interiorizzata che mi viene quasi spontaneo, no? Anche quando mi sono trovato di fronte a una città nuova per me come Milano e avevo poco tempo per raccontarla, perché mi restavano pochi mesi e dovevo consegnare il libro, l'unica idea che mi è venuta è stata di prendere appunto delle frasi come quella che vi ho detto prima su Gramsci nella brochure e di metterle tutte insieme, sperando da questo insieme di frasi un pochino della mentalità milanese saltasse fuori. Però anche quello appunto è fatto con un accumulo di frammenti, a parte che probabilmente è anche un po', come dire, tutto il Novecento che va avanti così, no? Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, credo che finisca più o meno così, Eliot. Quindi forse anche, come dire, il fatto che sono vecchio, che sono novecentesco di formazione, quindi probabilmente un po' conta anche quello. Però sì, effettivamente è un punto chiave del mio modo di scrivere. Sì. Di libertatori. Ma era molto interessante il discorso sulla politica, insomma, io su Berlusconi giovani ho idee un po' diverse, ma non c'è tempo. Invece era un'altra cosa che mi interessa, anche in relazione a quello che proprio hai appena detto, il personaggio di Marcello, che torna oramai in parecchi libri, mi sembra che ci sia a questo proposito una specie di paradosso, di contraddizione, ma di quelle belle, vitali, interessanti. C'è questo Marcello che è il corpo, che è la merce, il contatto con l'infinito, l'oggetto, però è anche un personaggio di una consistenza, di una complessità, anche di un'ambiguità, quello che si sarebbe chiamato, uso insomma i termini oramai un po' desueti, un personaggio a tutto tondo, perché da un testo all'altro è come dire, dal personaggio Walter City, Marcello è visto anche come persona, non solo come corpo, direi che è inseguito in tutte anche le sue contraddizioni, le sue stranezze, i suoi gusti, il suo modo di parlare, di conseguenza diventa un personaggio e a me sembra un esempio negli anni zero, diciamo, praticamente unico. Oddio, si potrebbe pensare forse, ma no, ma Philip Roth non va bene perché là poi è sempre l'autofiction, è il narratore, Zuckerman è un'altra cosa. Mi sembra un esempio quasi unico negli anni zero di personaggio, diciamo, barracchiano, cioè che torna da un'opera all'altra, ma non come i personaggi seriali, che ne so, o Rocambolo, Montalbano, che sono sempre identici, ma invece con una sua ricchezza, complessità. Quindi questo lo trovo molto interessante, quello che dovrebbe essere appunto il corpo, il contatto con l'infinito, quello che sono visto, che in realtà poi ha questa alterità. Questa alterità forte, spiazzante per Walter City personaggio e spiazzante anche per il lettore. E infine, sempre a proposito di Marcello, quello che dicevi circa il rapporto fra personaggio amato e città, non so se, perché onestamente non conosco tutta la critica sui romanzi di Walter City, se qualcuno ha tirato fuori, in particolare a proposito del Contagio, un amore di Buzzati, perché io ho visto molta analogia, cioè in un amore c'è invece la ragazza che comunque è merce anche lei e che è anche Milano, come dire, inseguire tutta l'ambiguità di quel personaggio e inseguire tutta la difficoltà della città.
Ecco, per concludere, quello che hai appena detto, non riesco a raccontare la continuità, non riesco a raccontare il quotidiano, invece a me sembra che a proposito di Marcello, ad esempio, ci riesci straordinariamente, direi. Guarda, ti rispondo subito come mi viene. Forse la ragione è che Marcello, in realtà non Marcello, diciamo l'uomo empirico che nella vita sta dietro Marcello, è stato l'unico vero grande amore della mia vita. E questa cosa naturalmente io l'ho negata per sempre, sarei disposta a negarla anche adesso, perché significa, come dire, che allora è stato un enorme amore sbagliato. Però è stato così. E quando una persona l'ami sul serio, non c'è simbolo che tenga, cioè non è più soltanto corpo, non è più la cosa della merce, non è più il contenitore della salute, eccetera. È una persona a cui vuoi bene, che è diverso. E per esempio in questo libro direi che da quella cosa lì è nato un personaggio che quasi mi sono inventato, perché diciamo la cosa empirica era proprio minima, che è questo personaggio del pornostar argentino, no? Perché è come se fosse il Marcello senza il volergli bene, quando c'è un momento in cui loro due si incontrano e l'altro fa tutte le performance sessuali eccetera eccetera e Marcello alla fine dice mo me farebbe una pennica. È chiaro da che parte sta l'umanità, no? Cioè è evidente, cioè io ormai Marcello lo potrei mettere in qualunque situazione come si fa con i fumetti, no? Asterix tra i turchi, Totò e la regina di Siria, eccetera, eccetera, cioè io lo posso mettere da qualunque parte e so quello che avrebbe detto. Per cui credo che quando entri in questo tipo di sintonia linguistica con una persona, non, come dire, lì effettivamente tocchi anche la sua umanità, però appunto anche lì per raccontarlo tutto intero è curioso che io non sia riuscito a scrivere un romanzo d'amore su Marcello, ma l'ho dovuto raccontare a pezzettini in tanti libri, cioè credo siano 6 i libri che e tra l'altro in questo mi viene in mente proprio adesso che in questo qua che uscirà probabilmente nel 16 o nel 17, dove mi sono ripromesso che davvero Walter City non comparirà proprio assolutamente, però c'è un momento in cui questo prete racconta di uno strano signore che è andato lì a dargli dei soldi e che gli ha confessato una sola cosa in confessione, cioè che l'uomo che aveva amato di più nella vita è malato di AIDS. E quella per me è l'ultima tappa, diciamo così, di Marcello, è l'ultima apparizione balzacchiana appunto di Marcello. Quindi evidentemente è un personaggio che ha fatto la stoffa umana, fortunatamente, di tanti miei libri, però per tirargliela fuori ho dovuto usare questo sistema di, in un certo senso, di dargli sempre addosso. Perché fin dall'inizio, no, dico non è lui, non può essere lui, eccetera eccetera, e in realtà come dire, per fare un modello alto, insomma, la cosa che a cui io ho pensato di più man mano portandolo avanti nei vari libri eccetera, invece è proprio il modo di amare dei personaggi di Dostoevskij. Cioè è soltanto dicendo che sono orribili, che tu li odi, eccetera, eccetera, che li ami veramente, no? Cioè l'amore di Misha per Grushenka è quella roba lì. E fin dall'inizio io ce l'ho avuto presente proprio come un uomo assolutamente buono, come dice tra l'altro Dostoevskij, il principe Mishkin, e che proprio perché è assolutamente buono manda male tutto quello che tocca, no? E quindi è un personaggio che è nato in questa forma un po' deviata, cioè che in realtà non sono così sicuro, ma ho come l'impressione che in 6 libri in cui compare, forse Walter City non gli dice mai ti amo. Ho l'impressione che non glielo dica mai neanche una volta. E che per appunto per un grande amore che regge tutto intero un'esistenza è un po' curioso effettivamente. Ecco, allora io chiuderei con un'ultima lettura, perché era un brano che si è fatto una certa, però lo voglio leggere perché appunto l'avevo scartato adesso per motivi di tempo, ma c'entra bene con quello che hai appena detto, e poi tra l'altro
mi rifaccio su un altro uomo empirico che non è Marcello, perché ovviamente c'è una costanza dell'amore ma anche una costanza dell'odio. E poi soprattutto abbiamo parlato del potere metamorfico del tempo, e questo passo è anche sul potere metamorfico del tempo. A Termini mi imbatto per caso in un amico eccellente dantista che ho soprannominato il cane 10.000 anni fa, e siamo terribilmente invecchiati. Capisco dagli occhi che è lui. Restiamo incerti se baciarci o no. Ci sfioriamo imbranati le guance, ma assicura il suo voto allo strega. Concordi sulla nostra vita di merda, sempre a sbatterci di qua e di là. Eppure lui ce li ha i nipoti. Evidentemente non bastano neppure quelli. Matteo, il vero nome del cane, e Marcello. L'uomo che ho amato più disperatamente e quello che ho più odiato. Ormai nessuno dei due mi fa né caldo né freddo. È vero per il cane, ma credo che non sia vero per Marcello. Va bene, grazie moltissimo Walter.